Bend Italia 2022 continua. Ci troviamo allo stand di acqua minerale Maniva. Un'acqua minerale con sorgente nel Bresciano, pilotata da Michele Foglio, il suo CEO, l'amministratore delegato che è qui con me. Michele, benvenuto. Grazie, altrettanto. Qual è la storia di Acqua Maniva? La storia di Acqua Maniva parte nel 1998 da zero, dal prato, sulle Alpi Bresciane, a cavallo tra Brescia e Trento, ai piedi del Monte Maniva, ecco il nome da dove viene, e quindi pian piano entriamo nel mercato dell'acqua minerale italiana da perfetti sconosciuti, ci facciamo la gavetta, ci facciamo le ossa, allarghiamo la distribuzione che oggi ci vede presenti a livello oramai nazionale, e quindi abbiamo percorso anche noi i nostri 20 e rotti anni di storia per trovare finalmente una visibilità nel mercato. A oggi sono 24 anni, ben 24 anni che Acqua Maniva è sul mercato, raggiunge direi ormai in modo molto capillare tutte le regioni italiane, e la grande novità che siete venuti qui a presentare al popolo del vending a Bend Italia quest'anno è quella che tu tieni tra le mani. Di cosa si tratta? Allora, noi l'anno scorso abbiamo chiuso l'anno con 150 milioni di bottiglie, 70% PET, 30% vetro a rendere, però il mercato ci chiedeva una novità, un'alternativa. C'è questo mondo del plastic free che avanza, dove non si sa bene a volte cosa proporre come alternativa, ed ecco, pensa ripensa, abbiamo deciso di entrare nel mondo dell'acqua nel cartone. Brick da mezzo litro e da litro, tecnologia della Tetra Pak Italia, che in partnership su questo progetto ci sta molto supportando. Cosa racconta questo brick? Racconta che ha un'impronta ambientale ridotta, che è riciclabile al 100% perché l'80% è cellulosa, proveniente da foreste della Scandinavia certificate FSC, il tappo è sì plastica, ma deriva dalla canna da zucchero che quindi ricresce ed assorbe anidride carbonica, e quella leggerissima barriera interna di alluminio viene anche quella riciclata. Oggi 55 cartiere in Italia sono operative per prendere, spappolare questo prodotto, separare la cellulosa dalla plastica e dall'alluminio e riciclare al 100% questo contenitore. Quindi è un'ottima alternativa alla bottiglietta di PET tradizionale da 50 cl che comincia ad avere un problema di smaltibilità. Ecco, in realtà noi operatori lo sappiamo, il PET è perfettamente riciclabile al 100%, nell'economia circolare, se diventassimo tutti bravi ed etici nel conferirlo, non è più un fine vita ma è un ritornare in vita con un'altra bottiglia. Però oggi il mercato comunque ha bisogno di novità, ha bisogno di qualcosa anche di diverso, quindi noi non vogliamo creare la contrapposizione PET brick in cartone. È un'alternativa che proponiamo al mercato e che vediamo anche qui a Bend Italia che il mercato la vede molto bene, e quindi siamo abbastanza ottimisti su questo lancio che avverrà tra un mese. Un mese che ormai rappresenta l'inizio dell'estate, riuscirete poi, viste le tante richieste, io la dico mentre stiamo facendo questa intervista, ci sono più persone che sono molto interessate a questo articolo, richiedono informazione e sotto sotto sento va bene, mi serve proprio per quest'estate, ma riuscirete poi a fornire tutto questo materiale ai gestori in Italia in modo massivo, direi? Fabio, questo è un tasto dolente, delicato, stiamo cominciando a far scorta di materiali da Tetra Pak, perché è lei che ce lo fornisce, proprio per reggere quello che sarà il primo urto estivo di lancio, quindi siamo fiduciosi, anche se siamo consapevoli che il momento che tutti quanti viviamo con la carenza di tutto, di tutti i materiali, non è facile da gestire, però ci stiamo organizzando. Ecco, perché il problema è proprio quello, cioè i materiali che in questo momento non sono esattamente disponibili come si desidererebbe. E allora Michele, intanto io voglio ringraziarti per la cura e l'attenzione con cui voi siete andati a inventare un progetto di questo tipo.
ma soprattutto io desidero richiamare l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per tutti coloro che sono dall'altra parte per chiedere informazioni a voi e magari, chissà, diventare vostri partner commerciali. Grazie dell'augurio. L'indirizzo di posta elettronica è info@maniva.it e il sito aziendale maniva.it. Grazie, grazie Michele. Noi continuiamo dunque per ricercare e presentare attraverso telecamera e microfono le tante novità viste qui a Venditalia 2022. Non andate via. Grazie per il contributo. Altrettanto, grazie a voi. Buon lavoro.